Adesso parliamo di Grottaglie, che lancia lo spot in occasione dell'inaugurazione della 45esima edizione della mostra del Presepe. Ne voglio parlare insieme all'assessore all'istruzione, cultura e turismo del comune di Grottaglie, Raffaella Capriglia. Buongiorno, benvenuta Raffaella. Buongiorno Annette, buongiorno ai tuoi telespettatori e radioascoltatori. Sì, l'8 dicembre, tra qualche giorno, domenica, alle ore 18:30, inaugureremo la 45esima mostra del Presepe a Grottaglie, dove la ceramica racconta il Natale, lo slogan di quest'anno per la città che, come sapete, è rinomata per la ceramica pugliese. Durante l'inaugurazione saranno premiati i vincitori del concorso. Ci sono varie opere in concorso di artisti, ceramisti provenienti da tutta Italia, nomi molto noti anche a livello internazionale, ma anche artisti emergenti. La giuria di quest'anno è composta dal sindaco della città di Grottaglie, come sempre, Ciro Dalò, e poi da tre esperti: la professoressa Nunzia Panessa, docente di disegno e storia dell'arte del liceo Moscati, il giornalista e scrittore Silvano Trevisani e ancora il maestro presepista Angelo Pio De Siati, il professor Angelo Pio De Siati. Ed è proprio lui il protagonista del video che caratterizza l'edizione di quest'anno. È un ceramista anziano, molto esperto, un padre della ceramica grottagliese, che realizza un pezzo da donare al suo nipotino. E poi c'è tutta una storia. Il nipotino involontariamente lo fa cadere, lo rompe, e il nonno in quel momento gli racconta della sua storia di quando era bambino e torna indietro nel passato ricordando suo padre. Quindi un ponte tra le generazioni che si uniscono proprio intorno a questo piccolo pezzo in ceramica, un angioletto realizzato dal maestro ceramista e dal bambino protagonisti del video, nonno e nipote. Bellissimo, quindi si celebra benissimo questo legame eterno fra tradizione e innovazione, testimoniando proprio un'arte che continua a emozionare tutti e tutte le generazioni. Questo è importante. Ricordiamo che la mostra del Presepe ha appunto 45 anni, è nata nel 1980 ed è un appuntamento ormai fisso nel panorama artistico pugliese. È un'occasione per celebrare l'eccellenza dell'arte e dell'artigianato locale, ma anche per Grottaglie e per la Puglia un momento per dare il via ufficiale alle festività natalizie. Infatti tra il 7 e l'8 accenderemo le luminarie, questo nella serata del 7 con l'avvio della ruota panoramica in via Marconi alle ore 19, poi l'8 ci sarà appunto l'inaugurazione con le istituzioni e anche con le scuole, perché ricordiamo che oltre alla sezione delle opere in concorso c'è la sezione dedicata ai ragazzi dei licei artistici che ogni anno partecipano numerosi con delle opere, dei pezzi, devo dire, notevoli, molto molto belli. L'opera vincitrice poi sarà custodita dal Museo Cittadino, perché il castello ospita anche il Museo del Presepe. E invitiamo tutti, perché la 45esima mostra del Presepe è un percorso attraverso appunto le generazioni, l'arte e anche come dire, le abilità, le capacità dei nostri artisti e artigiani, e poi attraverso la magia del presepe, che è sì un simbolo religioso cristiano delle nostre tradizioni cristiane, ma è anche declinato in queste ultime edizioni in maniera laica in riferimento ai valori fondamentali, universali, i diritti dell'uomo, la giustizia, la pace, la libertà. Sono temi che vengono trattati anche dei nostri artisti, dei nostri maestri che partecipano appunto a questo concorso e che ci fanno riflettere, parlando appunto di dialogo tra i popoli e del valore fondamentale della pace e dell'armonia fra tutti. Il valore fondamentale della pace, assolutamente. La mostra si terrà, lo ricordiamo, al Castello Episcopio di Grottaglie, sarà aperta dall'8 dicembre alle 18:30 fino al 12 gennaio 2025. Grazie a Raffaella Capriglia, assessore istruzione, cultura e turismo comune di Taranto. Grazie ancora e buon lavoro a tutti quanti voi. A presto. Grazie e buon lavoro. A presto. Buon Natale a tutti.